Il 1902 galoppava veloce negli ultimi giorni di dicembre. Francesco, che ormai ha compiuto 15 anni, è deciso di dedicarsi interamente a Dio in un sacro recinto. Vedeva il papà emigrato in America per il lavoro, il fratello Michele e mamma Peppa sudare nei campi. Anche tanti suoi compagni d'infanzia avevano già un lavoro tra le mani. Lui pure, da tempo, aveva deciso il suo lavoro, servire Dio più da vicino. La vocazione di farsi frate e sacerdote la sentiva. Si trattava di scegliere l'istituto religioso in cui consacrarsi. Per prepararsi stava vicino ai preti di Pietrelcina, specialmente al parroco Don Salvatore Maria Pannullo, Zitore, che cinquantenne era succeduto nel settembre 1901 a Don Giovanni Caporaso. Per tanti anni Don Pannullo era vissuto tra i giovani quale padre spirituale nel collegio Giannone di Benevento e capì subito il quindicenne Francesco, lo seguì con speciale predilezione anche perché i genitori gliel'avevano affidato con tanta fiducia. Era diventato un suo chirichetto, assiduo alla frequenza dei sacramenti, della confessione e della comunione, a tutte le funzioni religiose e pratiche spirituali, dividendo così il suo tempo tra studio e chiesa. Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare. Eraclito. Oggi con questa frase vogliamo cominciare la nostra puntata dedicata alla vera storia di Padre Pio, che torna per raccontarvi il giorno del distacco, il giorno della partenza, il giorno della nuova vita che abbraccerà Francesco Forgione. Ma siamo nel 1902, siamo ancora nel 1902 perché questo accadrà nel 1903. Dobbiamo un po' analizzare quanto è accaduto negli ultimi mesi di questo anno, e già la scheda ci ha indicato che il 1902 andava a terminare, galoppava, ecco, verso la fine dell'anno. Don Pannullo, mamma Peppa, zio Pellegrino, il maestro Caccavo erano informati della decisione di questo ragazzo di farsi frate. Forse non ne conosceva la denominazione precisa, ma conosceva un dettaglio importante dell'ordine dei frati minori cappuccini, la barba, ovvero Fra Camillo Colavita da Sant'Elia a Pianisi. Questo frate, questuante, dalla vicina Morcone, giunge a Piana Romana, ecco, si spinge fino a Piana Romana. Che cosa accadde? Ce lo racconta Simona Marmorino. Francesco Forgione, già all'età di 5 anni, vuole consacrarsi per sempre al Signore. A 12 anni, il 27 settembre 1898, riceve la cresima dalle mani dell'arcivescovo di Benevento, Monsignor Donato Maria Dell'Olio. Quante dolci emozioni mi fece sentire in quel giorno questo spirito consolatore, ricorderà Padre Pio qualche anno più tardi. A 15 è pronto per seguire il suo proposito, è soltanto una questione di scelta. Il frate minore cappuccino, Fra Camillo Colavita da Sant'Elia a Pianisi, dalla bella barba nera e fluente, scende spesso da Morcone per periodici giri di questua e più volte passa per le vie di Pietrelcina e di Piana Romana. Francesco ne resta attratto, fissando con amore volto, veste e comportamento del frate molisano. In cuor suo ha già deciso di essere frate come Fra Camillo, quindi cappuccino. L'intenzione di Francesco diventa insistente con la mamma. Voglio fare il monaco di messa, monaco con la barba. Ed è proprio quando Fra Camillo passa per Piana Romana è mamma Peppa che gli chiede: Fra Camì, stu agliona la ma fammo una cil. Il cappuccino questuante le risponde: Che San Francesco lo benedica e lo aiuti a diventare un bravo cappuccino. Verso la fine del mese di maggio del 1902, Francesco fa richiesta al ministro provinciale dei frati di Napoli, che, e lo apprendiamo dai lavori scolastici, risponde affermativamente, fissando gli esami al 5 agosto. In seguito però il padre provinciale sposta la data e rimanda gli esami ad ottobre, lasciando l'amaro in bocca al giovane adolescente pietrelcinese. Così, spinto dall'ardente desiderio di entrare tra i cappuccini, Francesco si rivolge alla provincia dei frati di Sant'Angelo. Il padre commissario risponde che nella casa di noviziato di Morcone non c'è posto e bisogna aspettare l'anno seguente. Lo zio Pellegrino gli prospetta l'ipotesi di entrare o tra i monaci di Montevergine o tra i redentoristi di Sant'Angelo a Cupolo, oppure fra i frati francescani di Benevento.
Ad ogni proposta suonano i nodi Francesco quando viene informato che questi religiosi non portano la barba. Il solo pretesto, di barba o non barba, impazientisce zio Pellegrino, che vuole convincerlo. Più che la barba, gli dice, devi pensare a stare bene in quelle comunità. La conoscenza del frate cercatore Camillo segna la vita di Francesco. Lo spinge a scegliere di diventare un frate minore cappuccino. Abbiamo ascoltato nella scheda quello che stava accadendo in quegli anni, in quei mesi, la volontà di zio Pellegrino, la volontà di Francesco che voleva diventare monaco con la barba. Giampaolo Colavita ha scritto un libro su Fra Camillo, il frate con la barba che conquistò Padre Pio. Il professor Colavita, che è un pronipote di Fra Camillo Colavita da Sant'Elia Pianisi. Il bisnonno era fratello di Fra Camillo, un lavoro di ricerca, di approfondimento su una figura di cui nessuno finora ha trattato in modo così diretto. Giampaolo Colavita, anche lui è rimasto affascinato e conquistato da quanto il papà gli raccontava, e allora ha deciso di scrivere questo libro di testimonianze. Noi oggi abbiamo in collegamento il professor Colavita, che ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie professore. Grazie, pace bene. Ecco, entriamo subito nel dettaglio della vita di Fra Camillo. Ecco, restate con noi, professore, vogliamo subito conoscere chi era questo frate cappuccino della provincia religiosa di Sant'Angelo Foggia. Quarto di cinque figli, Fra Camillo Colavita al secolo Giuseppe, è nato a Sant'Elia Pianisi il 30 ottobre del 1871 da Paolo e Maria Saveria di Cicco. Nello stesso giorno, dopo essere stato registrato all'anagrafe del comune, viene battezzato nella chiesa madre, intitolata Sant'Elia Profeta. Riceve la cresima a 9 anni. La sua famiglia possiede una masseria. La sua vita comincia subito in salita. Aveva 4 anni quando il papà muore a soli 44 anni. Lasciando la moglie Maria Saveria e i 5 figli poco più che adolescenti. Con l'attenta ed amorevole guida della mamma, Giuseppe e i suoi fratelli diventano uomini per la vita ancora prima che per l'anagrafe. Giuseppe si dedica a tempo pieno sia alla cura degli animali che alla coltivazione dei campi, diventando esperto ed avvezzo alle pratiche agricole. Nel 1891 parte per fare il soldato, congedandosi 3 anni più tardi. A 26 anni matura la decisione di farsi frate ed abbraccia la regola di San Francesco, entrando nell'ordine dei frati minori cappuccini. Le costituzioni prevedevano 20 anni di età per coloro che volessero consacrarsi come laici e 15 anni per chi volesse diventare sacerdote. Il 9 febbraio 1897 Giuseppe, con il nome di Fra Camillo, veste i panni di probazione. Il 10 febbraio 1898 Fra Camillo professa i voti semplici. Sceglie di essere frate laico con il compito di cercatore o questuante di campagna, perché c'erano anche i questuanti di città. Comincia a percorrere le campagne di Morcone e del circondario, spingendosi fino a Pietrelcina, dove incontra per la prima volta Francesco Forgione. Quell'anno la famiglia di un novizio pietrelcinese, Fra Bernardo Masone, gli mise a disposizione come appoggio la sua casa per tutto il periodo dell'acquisto del grano per le campagne di Pietrelcina. Fra Camillo ha sempre una parola buona ed una carezza per i bambini, accompagnate da castagne, noci, santini o medagline. Il 17 febbraio 1901, a 3 anni dalla professione dei voti semplici, Fra Camillo fa la professione dei voti solenni. Nel 1911 viene trasferito dai superiori nel convento di Montefusco, ricoprendo sempre l'ufficio di questuante, facendone una missione e vivendo qui il periodo più entusiasmante della sua vita. Accolto fra la gente e ben voluto, Fra Camillo è instancabile frate questuante. Qui si ammala. Non solo la sua podagra si aggrava, ma comincia a soffrire di cuore. Dopo 22 anni, nel 1931, viene trasferito a Venaforo con il compito di portinaio e ortolano. Vi rimane qualche mese, perché nel 1932 è nel convento di Gesualdo, dove muore il 26 gennaio 1933,
ha 62 anni di età e 36 di vita religiosa. Abbiamo ascoltato ecco, chi era questo frate cappuccino in una provincia che stava ancora per nascere. Professore, la scheda lo ha anticipato, questo impegno importante di questuante della fraternità di Morcone. Lui addirittura si spinse fino a Piana Romana e conosce questo ragazzo. Ecco, quando ha conosciuto Francesco Forgione? Ecco, dopo un periodo di addestramento e dopo la professione dei voti solenni, Fra Camillo iniziò il suo ufficio di frate cercatore nelle contrade di Morcone, ma anche in quelle dei paesi vicini, e a volte si spingeva anche più lontano, arrivava fino a Pietrelcina, che dista qualche decina di chilometri da Morcone. E qui un giorno, trovandosi a Piana Romana, visitò la fattoria dei Forgione, e qui sull'aia della masseria avvenne l'incontro con il piccolo Francesco, che poi futuro padre Pio, che aveva 13-14 anni. Ecco, Fra Camillo era nel vigore dei suoi anni, non era molto alto, ma era bello robusto, aveva i lineamenti del viso molto marcati e molto espressivi, e poi questa barba nera, fluente. E quindi questa immagine di questo frate, umile frate cercatore, colpì fortemente il giovane Francesco, che rimase ammirato. E ecco, lui aveva evidentemente già deciso di consacrarsi a Dio, ma dopo l'incontro con Fra Camillo decise di consacrarsi a Dio nell'ordine dei frati minori cappuccini, i frati con la barba come Fra Camillo. Lo stesso padre Pio amava dire, cioè, la barba di Fra Camillo si era ficcata nella mia testa e nessuno e niente poté smontarmi. Ecco, questa storia, che poi appunto è vera, negli ultimi anni della sua vita padre Pio la raccontava anche a mio zio, padre Camillo Colavita, pronipote di Fra Camillo, di cui aveva rinnovato il nome allorché si fece frate. Ecco, padre Pio gli diceva: «Guaglio, io mi sono fatto monaco per la barba di tuo zio». Grazie per questo ricordo di Fra Camillo Colavita, che è venuto a mancare, e che lui stesso spesso ricordava, ecco, questo episodio. Camillo Colavita, ecco, un ritorno di Camillo Colavita a Sant'Elia Pianisi, proprio con lo zio del professor Giampaolo. E proprio questo ricordo personale di Fra Camillo, lo vediamo proprio in queste immagini di archivio, lo consegnò a me personalmente durante un'intervista che realizzai, credo, circa 15 anni fa a Sant'Elia Pianisi. Ecco, lo vediamo, ascoltiamo. Fra Camillo è stato lo strumento della vocazione cappuccina di padre Pio. Infatti padre Fra Camillo si portava da questo anto a Pietrelcina, incontro questo ragazzo, e le poche volte che io ho incontrato padre Pio mi ha sempre detto: «Guaglio, io mi sono fatto monaco per la barba di Ziardo», anche perché fratello di mio nonno. Prozio. Quindi, sì. Quindi lui dice: la barba di Fra Camillo si era ficcata nella testa. Infatti c'era stato un tentativo anche da parte dei familiari di indirizzare, sì, il piccolo Francesco a Benevento, lì c'erano i frati minori, un desiderio comprensivo della mamma di averlo più vicino. Ma lui no, dice: io mi faccio frate come Fra Camillo. Monaco con la barba di Fra Camillo si era ficcata nella testa. E la cosa bella, quando lui arriva a Morcone, suona la campanella del convento e chi va a aprire? Fra Camillo, che dirà: «Franci, ce l'abbiamo fatta».
Tra l'altro, professore, questo impegno del frate cercatore, per quanto tempo ha avuto questo incarico? Perché comunque è un impegno gravoso anche sul fisico di una persona. E che cosa pensava soprattutto la gente di lui? Ecco, tranne che negli ultimi 2 anni della sua vita, quando era piuttosto compromesso nella salute e per cui a Gesualdo svolse il compito di frate portinaio, ecco, per oltre 30 anni fra Camillo ha svolto l'ufficio di frate cercatore, prima nel convento di Morcone e poi nel convento di Sant'Egidio in Montefusco. Quelli, diciamo, gli anni più straordinari sono stati quelli di Sant'Egidio. Fra Camillo era fortemente legato a quel convento e a quelle zone, a quelle contrade, alla gente che vi viveva, per lo più erano contadini. E Fra Camillo le percorreva in lungo e in largo con la bisaccia sulle spalle o con la mula, col carretto, dipende da quello che doveva trasportare. E ovunque andava trovava le porte aperte, era considerato uno di famiglia, un amico. Lui aveva sempre una parola buona, di conforto, di aiuto. Ai bambini magari regalava una noce, una castagna, una carruba, un'immaginetta di santi, qualche medaglietta. Insomma, ecco, Fra Camillo era considerato uno di famiglia e soprattutto nei periodi brutti, insomma, quale è stato quello della Prima Guerra Mondiale, ecco, i giovani, gli uomini erano al fronte e nelle campagne già povere erano rimaste le donne, i vecchi e i bambini, e quindi le condizioni di difficoltà si erano ulteriormente accentuate, e quindi ecco, Fra Camillo si prodigava, magari aiutava come poteva anche nei lavori, alcune volte prendeva quello che aveva avuto nella questua e magari lo dava a una mamma che non poteva sfamare i propri figli. Ecco, la gente diceva: Fra Camillo con una mano prende e con l'altra dà. Ecco, proprio questa immagine, insomma, questo modo di approcciare le persone, insomma, ecco, fece di Fra Camillo addirittura un mito in quelle contrade dell'Irpinia, tant'è vero che quando dopo la morte, per decenni dopo la morte, ecco, era sempre vivo il suo ricordo, e per così ricordare quei tempi si usava dire ai tempi di Fra Camillo, ecco, e proprio perché aveva segnato fortemente anche nell'animo, come dire, le vicissitudini quotidiane, la vita di queste persone. Professore, proprio per questo suo esempio di cappuccino edificante, così lo definisce, e soprattutto all'interno dedica anche un capitolo, e vediamo una piccola brochure, come esempio per le vocazioni. Ci sono state altre vocazioni, o comunque altri ragazzi, altri giovani che si sono avvicinati alla fede, grazie a lui? Ecco, è noto che i frati minori cappuccini sono chiamati anche i frati del popolo, proprio per questa loro portarsi tra la gente, fuori dalle mura dei conventi, e questo è stato ancor più vero per l'apostolato dei frati questuanti, come Fra Camillo. E tra le tante cose, ecco, questi frati evocavano con il loro carisma, con le loro azioni, con i loro comportamenti, anche le vocazioni nei giovani, e quindi in quegli anni ci fu una grande messe di vocazioni,
per la provincia monastica. Anche a Sant'Elia ci furono tante vocazioni, questo anche grazie al carisma di santità di Padre Raffaele. In quegli anni i conventi erano pieni non solo di sacerdoti, ma anche di studenti, di giovani fratini, e c'era anche grande necessità di approvvigionamenti, quindi ecco anche il ruolo sempre importante dei frati cercatori. Certamente per quanto riguarda le vocazioni, diciamo, quella più preziosa, la conquista più grande che ha fatto Fra Camillo è proprio Padre Pio. La conquista più grande, è vero, è vero. Grazie a Fra Camillo, alla sua barba, Padre Pio è stato un frate minore cappuccino, possiamo proprio dirlo. Professore, quello di questuante, ecco, questo servizio, era importante per la fraternità, proprio per sostenerlo. Ho letto che Fra Camillo riusciva a sostenere anche altre fraternità, vero? Ecco, Fra Camillo è stato una vera provvidenza per i conventi nei quali è stato di famiglia. In particolare nel convento di Montefusco negli anni 20 c'erano circa 40 frati tra sacerdoti e giovani studenti, quindi la necessità di approvvigionamenti alimentari era notevole, ma nella dispensa del convento di Sant'Egidio non è mai mancato niente, tanto che appunto in una sua relazione, diciamo, economica al padre generale, il padre provinciale di allora, padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis, scrive che il convento di Montefusco, di Sant'Egidio, è quello l'unico in attivo e spesso aiuta gli altri conventi che sono in sofferenza. Raccontando di Fra Camillo c'è anche un piccolo ricordo che vogliamo fare attraverso la voce di un altro frate minore cappuccino della provincia di Sant'Angelo, molto legato a Padre Pio, padre Alberto D'Apolito. Ecco, Fra Camillo amava molto i giovani e amava molto stare con loro e condividere anche momenti di giovialità, di goliardia. Ecco, padre Alberto D'Apolito da San Giovanni Rotondo, che ha vissuto con Fra Camillo gli ultimi anni della vita appunto di Fra Camillo e che è il frate, colui che la mattina del 26 gennaio del 1933 bussò alla cella di Fra Camillo e lo trovò esanime e addormentato eternamente nel Signore. E fra padre Alberto racconta nei suoi ricordi su Fra Camillo che spesso Fra Camillo raccontava le cose che gli accadevano, anche le cose strane, particolari, simpatiche durante il suo questuare. E un giorno, mentre tornava in convento, gli si pararono davanti due grossi cani da pastore. E lui cercava di allontanarli e più questi diventavano, come dire, minacciosi. E allora così alzò un po' gli occhi al cielo e, sentendosi quasi perso, allora gli venne l'idea di calarsi sulla testa il cappuccio, assumere una posizione così carponi, impuntando con la punta del cappuccio verso i cani. E questi, alla vista di questo, come dire, di questa forma così particolare, poi scura con il saio e il cappuccio appuntito, girarono la coda e se la diedero a gambe, non si fecero più vedere. E quando lo raccontava Fra Camillo, anche con tutta la sua mimica, ecco, i fratini ridevano a crepapelle.
Grazie, grazie professore, grazie al professor Giampaolo Colavita per il suo prezioso contributo, per averci dato l'opportunità di aprire una pagina di storia che era legata a quel dettaglio. La barba di Fra Camillo si era, come diceva Padre Pio, si era ficcata nella mia testa, ma in realtà quel dettaglio ha fatto emergere la persona, il frate, l'uomo che ha portato Francesco in convento. Ma facciamo una piccola pausa perché poi parleremo ancora di questo convento e di questo ordine. Prima di entrare in punta di piedi nel convento dei frati minori cappuccini di Morcone, vogliamo fare un passo indietro negli anni. Perché Fra Pio da Pietrelcina, ovvero Francesco Forgione, ha scelto quest'ordine, i Frati Minori Cappuccini, un ordine che risale al 1525, ma con le date, con gli anni, ci facciamo aiutare proprio da un frate minore cappuccino delle Marche, dove sono nati i cappuccini, nel convento di Fermo. Qui il direttore dell'archivio storico, Fra Fabio Furiasse, ci racconta la storia, la bellissima storia dei Frati Minori Cappuccini, figli di San Francesco. Luglio 1528, due frati marchigiani con la alta protezione della duchessa di Camerino Caterina Cibo riescono a strappare alla cancelleria di Papa Clemente VII il documento di fondazione di una nuova riforma all'interno dell'ordine francescano, una riforma che poco più tardi sarà chiamata dei frati minori cappuccini, nome strano, ma che richiama un aspetto particolare, un elemento particolare della nostra vita, del significato profondo di questa riforma, che è il cappuccio. I frati cappuccini sono gli unici francescani in realtà che hanno il cappuccio attaccato all'abito, a differenza degli altri ordini che invece hanno una sorta di mantellina con una piccola cuffia. E questo cappuccio è il segno della riforma dell'ordine, perché il motivo fondamentale dell'abito, che in latino è un termine ambivalente, habitus vuol dire sia il vestito che l'abitudine, la forma di vita, la forma dell'abito, al di là dell'essere un formalismo semplice, richiama invece una forma di vita che doveva essere recuperata. Tale forma di vita è la forma di vita di San Francesco, che dall'abito, dalla forma dell'abito, è rappresentata. Ora, storie che si intrecciano a questo proposito sono numerose. Quella che interessa i frati cappuccini riguarda un frate giovane, mezzo scapestrato, pieno di ideali, che è Matteo da Bascio, che nel 1525, così narra la leggenda, avrebbe ricevuto in visione Francesco, San Francesco, vestito dell'abito che lui stesso aveva disegnato, un abito che, narrava la leggenda antica, cioè la leggenda di Tommaso da Celano, era fatto in forma di croce, a differenza di quello che quel momento aveva adottato l'ordine, che era un abito appunto senza cappuccio e con questa mantellina, non quindi più un abito in forma di croce. Recuperare quell'abito in forma di croce era il segno che era giunto il tempo di recuperare la forma di vita originaria di Francesco, dalla quale l'ordine si era
progressivamente allontanato, almeno così è l'interpretazione riformatrice. Dunque Matteo da Bascio si fa una tonaca spregevole, una tonaca in realtà orribile, strettissima, perché doveva riprodurre quell'abito fatto in forma di croce che San Francesco appunto aveva ricevuto in rivelazione. Il Signore mi rivelò, diceva Francesco nel suo testamento, che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ora, questa forma del Santo Vangelo, secondo appunto la leggenda antica, cioè la prima opera geografica relativa a San Francesco scritta da Tommaso da Celano, era un abito a forma di croce, dunque con il cappuccio unito che formava il braccio alto superiore della croce. Matteo da Bascio si fa questo abito ed è quello il segno che spinge altri frati, Ludovico e Raffaele da Fossombrone, altri giovani come lui, avevano sui 25 anni, a uscire dall'ordine, perché dopo tanti tentativi si era giunti alla conclusione che non era possibile tornare alla intenzione di San Francesco rimanendo all'interno dell'ordine, che per poter osservare la regola di San Francesco così come lui la intendeva sarebbe stato necessario uscire dall'ordine. E dunque questi frati iniziano un percorso che li conduce nel giro di pochissimi anni, un paio d'anni, a decidere di iniziare un modo nuovo di vivere, che poi è il modo più antico, cioè vivere secondo l'intenzione di San Francesco. Ora, nel Cinquecento, i tempi sono giunti alla piena maturità, così è ritenuto dai frati. C'è stato un altro intervento pontificio che è stato ritenuto devastante per l'ordine, il ritorno all'osservanza giuridica esatta della regola, la distinzione tra proprietà e uso, che è appunto una distinzione giuridica. I frati non riescono a entrare dentro questo ordine di idee, tornano ad appellarsi all'intenzione di Francesco, chiedono case in cui poter vivere secondo l'intenzione di San Francesco, nella povertà e nell'umiltà, rimanendo all'interno dell'ordine. Il ministro generale non è d'accordo nel concedere queste case per il rischio che ci poteva essere di dividere l'ordine, per cui l'ordine inevitabilmente si divide. E questi frati scelgono appunto di vivere l'intenzione di Francesco, cioè il modo che Francesco stesso propone per osservare la regola dei frati minori, al di fuori dell'ordine. Matteo da Bascio, che poi però fa la sua strada per altre vie, Ludovico e Raffaele da Fossombrone sono frati tra questi che intendono tornare all'intenzione di San Francesco, segno appunto, chiudendo il cerchio, è la forma dell'abito che viene recuperata. Alla forma dell'abito di San Francesco corrisponde appunto, in maniera simbolica, la forma di vita dei frati minori. Come Francesco ha disegnato l'abito, così ha disegnato per i frati la regola. E dunque nel 1528, con l'appoggio autorevole di Caterina Cibo, che è la duchessa di Camerino, nipote di tre papi, Leone X, Clemente VII, tuttora regnante, e Papa Innocenzo Cibo, Caterina riesce a strappare alla curia papale quello che nessuno era mai riuscito a fare, cioè una riforma per due frati. E così nasce la nostra affascinante storia dei Cappuccini, che appunto sono stati chiamati così proprio per il loro cappuccio, di cui andiamo sempre fieri e che ci distingue anche nelle immagini ogni volta che si parla di chi era veramente Francesco e
nella sua relazione più bella, più profonda con il Signore, dove San Francesco è colto nella sua più profonda realtà e intimità, i pittori antichi hanno preferito vestirlo da cappuccino, con l'abito rozzo, ruvido, ma dal cappuccio attaccato, così come l'aveva disegnato San Francesco. E questa era la storia dei frati minori cappuccini, questa bellissima storia che ci ha raccontato Fra Fabio, che ringraziamo, e ringraziamo tutta la provincia religiosa per questo prezioso contributo. 1902, sta terminando l'anno, siamo a dicembre, fervono i preparativi, però restiamo ancora su quest'anno, perché nel 1902 accade qualcosa di prezioso e straordinario nella vita di questo ragazzo. Tra il Natale del 1902 e l'Epifania del 1903, Francesco ricevette tre visioni. Di che cosa si tratta? Allora, noi non possiamo fare altro che cedere la parola al nostro caro padre Marciano, un prezioso contributo che abbiamo raccolto dal nostro archivio, e lui ci racconta quello che accadde. E vediamo cosa ci dice Padre Pio. Alcuni giorni prima della partenza per il noviziato di Morcone si verifica un fatto nuovo. Il nostro Francesco riceve una visione oppure un segno. Noi non siamo competenti né precisare cosa avviene. Fatto sta che avviene un fatto particolare. Da tempo Francesco viveva una penosa attenzione sulla propria vocazione. Lo stesso Padre Pio, in seguito, in un documento senza data, custodito dal padre spirituale, Padre Benedetto, afferma che sin dai più teneri anni aveva sentito forte la vocazione allo stato religioso. Non è detto però che la sua anima non lottasse tra la vocazione che si faceva sentire forte e le sue attrattive del mondo. Avrebbero vinto queste se non fosse intervenuto il Signore che voleva quest'anima per sé. Francesco vide al suo fianco un uomo maestoso di rara bellezza, splendente come il sole, che, presolo per mano, incoraggiò ad essere compagno di viaggio. Vieni con me, perché ti conviene combattere da valoroso guerriero. Fu condotto in una spaziosa campagna tra moltitudini di uomini divisi in due gruppi, da una parte uomini dal volto bellissimo, ricoperti di vesti bianche, candide come la neve, dall'altra parte uomini di orrido aspetto e vestiti di abiti neri, a guisa di ombre oscure. Il giovane collocato tra queste due ali si vede venir meno contro un uomo di smisurata altezza, che nella sua fantasia dice quasi toccava con la testa le nuvole, con un volto come quello di un etiope, tanto era orrido. Il personaggio splendente che si vede al fianco lo esortò a battersi con il personaggio mostruoso. Francesco pregò di essere risparmiato dal furore dello strano personaggio, ma il personaggio luminoso non accettò. Vana è ogni tua resistenza, con questo ti devi azzuffare, fatti animo, entra fiducioso nella lotta, avanzati coraggiosamente che io ti sarò dappresso, io ti aiuterò e non permetterò che egli ti abbatta. L'urto fu accettato, risultò terribile. Con l'aiuto del personaggio luminoso, sempre vicino, Francesco ebbe la meglio e vinse il personaggio formidabile. Questi, costretto a fuggire, si trascinò dietro quella grande moltitudine di uomini di orrido aspetto, fra urli, imprecazioni e grida da stordire.
l'altra moltitudine di uomini, dal vaghissimo aspetto, sprigionò voce di applauso e di lode verso colui che aveva assistito il povero Francesco in si aspra battaglia. Il personaggio splendido e luminoso, più del sole, pose sulla testa del forgione vittorioso una corona di rarissima bellezza e la ritirò subito, dicendo: «Te ne darò un'altra più bella, ne tengo per te riservata, se tu saprai lottare con quel personaggio, quel quale ora hai combattuto. Egli ritornerà sempre all'assalto, compatti da valoroso, e non dubitare del mio aiuto. Non ti spaventi la di lui molestia, non paventare della di lui formidabile presenza. Io ti sarò sempre dappresso, io ti aiuterò sempre affinché tu riesca sempre a prostrarlo». Con questa chiamata alla guerra e con l'assicurazione della vittoria, la visione finì. Francesco restò convinto che anche la sua vita consacrata a Dio sarebbe stata una continua lotta contro il maligno. Già agli inizi di infanzia l'avevano addestrato. Padre Pio, già sacerdote e frate cappuccino, andando indietro nei ricordi, in una lettera inviata ad una figlia spirituale, racconta il suo animo nella ricerca del progetto su di lui di Dio, nella ferma volontà di attuarlo. «Sento interamente una voce, internamente una voce che assiduamente mi dice: santificati e santifica. Ebbene, mia carissima figlia spirituale, io lo voglio, ma non so da dove cominciare. Aiutami tu, so che Gesù ti vuole bene tanto. Dunque parlagli di me, che mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di Francesco, che possa essere di esempio ai miei confratelli, in modo che il fervore continui sempre e si accresca sempre più in me, da far di me un perfetto cappuccino». E dopo il racconto di padre Marciano, siamo al 1902, sta terminando l'anno, fervono i preparativi per questa partenza, però purtroppo c'è qualcosa di, tra virgolette, scandaloso per il piccolo paese di Pietrelcina, perché subito la voce corre per tutto il rione Castello. Che cosa era successo? Proprio l'arciprete, Don Pannullo, era stato informato che il suo chirichetto, quello che lui prediligeva, che era deciso a farsi cappuccino, faceva la corte alla figlia del capostazione di Pietrelcina. E una lettera anonima era arrivata a Don Pannullo. A Don Pannullo caddero le braccia. Francesco, senza essere informato sulla lettera anonima, venne immediatamente escluso dalle funzioni religiose, proibizione di vestire la cotta, proibizione di salire all'altare come chirichetto. Passò così per Francesco un mese di amarezza per un inspiegabile atteggiamento. Lui non sapeva nulla, però tutto gli era proibito. Già aveva subito uno scherzo del genere, ma era uno scherzo tra amici, uno scherzo tra compagni. Vi abbiamo raccontato nella scorsa puntata l'amarezza della prima calunnia, ma qui si va ancora oltre. Passò per Francesco un mese di amarezza per l'inspiegabile atteggiamento dell'arciprete, che intanto smise anche di preparare i documenti. Allora, l'anno che si avviava a finire, il 1902, finiva tutt'altro che in bellezza. Intanto l'arciprete, i sacerdoti della parrocchia, che non erano del tutto convinti di questa denuncia, quindi di questa lettera, e soprattutto non erano convinti di questa avventura sentimentale, proseguirono le indagini. Fu proprio Don Salvatore Pannullo, e si ebbe così conseguentemente il reo confesso. Si scoprì dall'esame grafologico l'autore dell'anonima lettera. Era stato un chirichetto, un compagno all'altare, invidioso forse,
per la benevolenza che si dimostrava a Francesco. Aveva inventato tutto questo amore tra lui e una ragazza che il Foggiore neppure conosceva. Don Pannullo giustificò a Francesco il perché del suo atteggiamento, gli riconobbe l'innocenza, lo rimise nei gruppi dei chirichetti, gli assicurò in premio, pensate un po', di fargli tutte le carte gratis. E Padre Pio, quando raccontava questo episodio, diceva: Don Pannullo, Don Salvatore mi ha fatto le carte gratis. E su questo gratis, Padre Pio, raccontando la dolorosa vicenda, calcava sempre la voce. Questo gratis, ovvero fare le carte gratis per entrare finalmente in convento, la scelta di questo ragazzo. Allora, sollevato da questa accusa anonima, possiamo dire che Francesco celebrò con un più intensa gioia le feste natalizie di quel 1902. Gennaio si avvicinava, il giorno della partenza anche, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata.